Ciao, sono Ricky e oggi vi spiegherò brevemente i primi passi che bisogna fare per chi ha intenzione di approcciarsi all'highline. Allora, per prima cosa occorre munirsi di un amico, perché un highline difficilmente si riesce a montare da solo, e due, perché appunto quattro occhi sono meglio di due, ed essendo una cosa molto delicata e molto pericolosa è necessario che ogni componente venga controllato e si dice checkato, ovvero viene fatto un secondo controllo da una persona che non sei te che hai montato, che dica e che confermi che la cosa è stata fatta bene. Sicuramente deve aver già esperienza, quindi deve aver già montato altre linee con persone capaci che gli hanno spiegato tutto per filo per segno, quindi questa è un po' la condizione sine qua non, ovvero non ci si può improvvisare per montare un highline, bisogna conoscere tutto alla perfezione in modo da renderla sicura al 1000 per 1000. Nel caso non aveste un amico o un conoscente prossimo a cui rivolgervi per farvi insegnare, potete cercare sui vari social. Bene o male, ogni provincia ha un po' il suo gruppo. Ci sono gruppi più o meno attivi, però ogni gruppo ha, diciamo, il suo maestro barra mentore che ne sa un po' più degli altri e che può sicuramente aiutarvi ad avere questo primo approccio. L'imbrago, un normalissimo imbrago d'arrampicata va bene, è più o meno comodo in base a come uno se lo sente addosso. Una leash, che è lo spezzone di corda che collega l'atleta alla fettuccia, e sicuramente già una base di slackline, quindi non dico fondamentale, ma è molto meglio se uno vuole camminare, se uno vuole semplicemente fare l'esperienza di rimanere appeso. Si può acquistare una carrucolina che si chiama Rolex e che serve appunto per chi magari non ha ancora l'esperienza o la sicurezza per provare ad alzarsi, e può attaccare questa carrucola e fare un po' avanti e indietro, vedere come è il suo feeling con il vuoto appunto e con l'altezza, e da lì magari provare a fare le prime alzate, provare a star seduto, a vedere un po' come si comporta, perché a differenza della longline la fettuccia che è montata sotto di sicurezza influisce sul movimento della fettuccia, perché è più pesante e quindi ha un altro andamento rispetto alla singola fettuccia, e quindi anche questo aspetto è differente, è nuovo a chi non ha mai camminato. In via generale non esiste più una vera e propria tecnica di allenamento per l'highline. Sicuramente una buonissima propedeutica è la longline, perché è la cosa che ci si avvicina di più, però è profondamente diversa, perché su highline entra in gioco molto più il fattore concentrazione, e quello purtroppo non... O si può fare yoga o meditare, però non c'è un vero e proprio modo per allenarla. L'unico modo per imparare a fare highline è fare highline. Però la longline sicuramente aiuta molto per la tecnica, quindi imparare a usare bene le braccia, imparare a respirare, come tenere le gambe, come fare i recuperi, e quello va benissimo. Un'ulteriore cosa che si può fare è imparare le, diciamo, tecniche di risalita, ovvero su longline quando cadi sei per terra e puoi risalire. In highline quando cadi rimani appeso alla leash. Quindi c'è un modo, in realtà non è nulla di difficilissimo, abbastanza intuitivo, però è il modo più semplice per risalirla senza spendere troppa energia, quindi salire che sembra di aver scalato il K2 per esempio. Come sempre, chiunque voglia seguirmi, io su Facebook sono Riccardo Morandi, e ci vediamo alla prossima.